che partita stiamo giocando? Quindi cosa è in gioco con questa legge quadro? Beh, noi abbiamo passato, per farla breve, sono due punti secchi. Gli anni 30 sono stati gli anni in cui il paese ha scoperto il tema della tutela dei beni culturali. Quando si andava in campagna e si prendeva un capitello, si portava a casa, prima di allora quasi non era reato, ok? E abbiamo avuto una legge d'avanguardia sulla tutela. Gli anni 80, diciamo, con varie fasi, sono stati gli anni della scoperta della valorizzazione, la legge Ronchiere del 93, il codice di Urbani che ha dato vita alle prime fondazioni statali, l'Egizio prima era un museo statale, adesso è una fondazione di diritto privato, il Maxi non sarebbe mai stato possibile perché è un museo statale ma gestito in forma autonoma, privatistica, con dipendenti privati che non hanno niente a che vedere col pubblico impiego. La fase di adesso, dobbiamo capire qual è quella di un paese che deve scegliere se ci deve essere una politica per l'industria culturale e creativa oppure no. Questa è la partita che dobbiamo comprendere se dobbiamo giocarla o no. L'Italia non ha scelto, è assolutamente evidente, non ha ancora scelto, nonostante il fermento che c'è qualche grande segnale di novità, anche se le spese delle famiglie in 10 anni hanno dimostrato che il teatro è cresciuto dal 2001 al 2011 del 17%, la domanda delle famiglie. I concerti di musica classica, pensate un po', dell'11%. Lo vediamo quello che sta succedendo. È un settore vivo, non è decotto. E quello che crea occupazione, indotto economico, quello che crea l'antidoto al degrado della città, non è la parola cultura in astratto, è l'industria culturale e creativa. Non è avere un teatro, ma se il teatro vive. Noi abbiamo la più grande concentrazione di teatri nelle Marche. Ma il problema è non avere i teatri vuoti. Anche il Colosseo era un teatro, ricordiamocelo. Altrimenti la cultura è un puro peso, è un peso, perché avere, andato via Caligiuri, bronci di Riace fermi lì, che non sono brutti, è un costo. Allora, il costo della non scelta del fare politica è drammaticamente alto. Tutta l'Europa si sta incamminando nel prossimo quadro di 7 anni del sostegno economico sull'industria culturale e creativa. Tutti i singoli paesi, ma anche la Merkel, tutti, compresi i paesi in via di sviluppo, stanno investendo sulla conoscenza, sulla diffusione dei saperi, sulle arti e sui mestieri, quella che hanno fatto bella l'Italia e l'hanno fatta grande nella storia. Allora, noi dobbiamo recuperare questo senso della storia che abbiamo perso e lo dobbiamo recuperare con delle politiche alte e investendo sulla produzione. Produzione significa l'attività teatrale, l'attività del cinema, ok? E il fatto che non ci sia mai stata una legge quadro nel settore la dice lunga di questa assenza, come mancano tante leggi quadro. L'unica legge, ne parlavamo con Sergio, è la legge sul cinema, ormai del 65, poi la legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, pochi anni fa, ma non c'è mai stato un disegno organico del paese. Allora cosa voglio dire? Che chi ha le responsabilità deve fare le scelte. Quello che non può essere che un paese non faccia in un momento drammatico come quello di adesso una scelta, siamo a un bivio, da una parte c'è il degrado, dall'altra c'è sviluppo. Guardate, questo bivio è un camminare, il cammino è fatto di leggi, di scelte su finanziamenti, dove dai soldi, basta dargli a pioggia, diamoli secondo criteri anche di risultato, per favore, perché non è possibile che quando si parla di cultura necessariamente tutti devono essere accomunati al Petruzzelli, a quello che è successo lì. Non è vero, perché c'è una parte del paese che è viva. Il paese è diviso in due, c'è una parte, c'è una burocrazia efficiente e una inefficiente, c'è una parte di industria creativa che tiene in piedi la vita delle città. Provate a spegnere la luce dei nostri teatri, del cinema, da pochi anni abbiamo imboccato la linea dell'arte contemporanea, vogliamo tornare indietro di 30 anni o vogliamo proseguire? Questo è il problema che dobbiamo capire e allora la legge quadro si colloca in questo contesto, ma attenzione, oltre a questo non dimentichiamoci che le grandi scelte si fanno anche con i piccoli passi. Mi fa piacere che Buttiglione ha richiamato alcuni punti della nostra azione, Federculture, ANCI, eccetera, abbiamo qui un dossier, perché se non modifichiamo quelle leggi, una legge che dice, qui c'è il decreto, una legge che vieta la quadriennale di Milano, la biennale di Venezia, la triennale di Milano e tante realtà dello spettacolo, il festival di Spoleto, di poter investire i soldi che hanno, oltre il 20% non possono spendere. Ma che senso ha questo?
Questo vuol dire investire in cultura. Bisogna cambiare delle leggi che non costano nulla, anzi, se non le cambiamo saranno un costo micidiale, perché distruggeranno quell'Italia che funziona. Sono state elencate quali sono queste norme. Alcune norme sono state introdotte dal precedente governo, ma questo governo però le deve affrontare, le deve cambiare. E da questi segnali anche che si vedrà se la strada che vogliamo imboccare è quella del riprendere la storia dell'Italia, che è una storia di produzione, di capacità, di arti, mestieri, di città, di comuni, che allora hanno dato vita a quello che abbiamo oggi. Ma se i comuni non possono spendere per legge più del 20% in cultura, ma mi dite come può esistere in Italia un'industria culturale creativa? Quindi vanno cambiate queste leggi. Questi sono dei segnali che vanno dati immediatamente. Senza di questo non ci può essere occupazione, non ci può essere sviluppo, e quindi la parola di questo convegno rischia di essere vuota. La cosa positiva, e termino, è che questo è un momento, come tutti i cambiamenti, forte, in cui ci sono dei fermenti vivi, degli enzimi forti, quindi non partiamo al buio, c'è un percorso già tracciato, si tratta di avere il coraggio di scelte di fondo, far lavorare, dare la possibilità a chi opera, a chi ha capacità, a chi ha idee, a chi sa fare, di esprimere se stesso, e vedrete che i giovani nostri non saranno più costretti ad andare all'estero. Grazie. Grazie. Allora, adesso la conclusione di questa prima sessione a Luciano Ciocchetti, firmatario della legge e, lo ricordiamo, anche già componente della Commissione Cultura della Camera e vicepresidente della Regione Lazio. Sì, il mio sarà un brevissimo intervento, perché credo che in questa prima sessione di questa tavola rotonda, in cui si parlava della legge quadro e non di altro, perché questo era il compito dato ai relatori, che voglio anche a nome dell'UDC ringraziare per la disponibilità, per anche la trasversalità, soprattutto dell'impegno dimostrato oggi, ma soprattutto nel lavoro di molti mesi e di molti anni all'interno della Commissione Cultura della Camera, e anche in moltissimi confronti che si sono tenuti in giro per l'Italia, organizzati da Gabriella Carlucci, da Emilia De Biasi, dalle categorie rappresentative di questo importante e fondamentale settore, che in un confronto amplissimo che ha coinvolto tutti, veramente tutti, dall'inizio alla fine, ha portato al testo unificato della legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Quindi adesso, dopo di noi, parleranno gli operatori del settore, parleranno altre personalità che affronteranno gli altri aspetti che Gabriella ha voluto mettere all'ordine del giorno del confronto di oggi. Noi riteniamo, è vero che sono passati tanti anni, come è stato ricordato in più interventi, ma riteniamo che sia giusto ancora batterci per arrivare all'approvazione di questa legge quadro, perché credo che questa sia un'esigenza di tutto l'ambiente dello spettacolo e della cultura italiana. Credo che sia un'esigenza assolutamente fondamentale per dare una risposta ai tanti, tantissimi operatori che con mille sacrifici portano avanti la loro attività in tutte le parti più sperdute di questo nostro paese, e quindi credo che questo sia un fatto particolarmente importante. È una legge che risolve il problema della diatriba, l'abbiamo sentito, gli interventi della rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Risolve la diatriba iniziata con l'approvazione del titolo quinto della Costituzione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, trovando una sintesi e una mediazione alta per definire le singole competenze all'interno di un quadro generale in cui lo Stato italiano deve riconoscere il valore fondamentale della cultura e dello spettacolo dal vivo. È una legge che definisce non soltanto i 10 o i 15 milioni, ma che aggiunge i 10 o i 15 milioni a quello che oggi il FUS già stabilisce per questo settore, per tanti altri interventi che a livello nazionale, a livello regionale, a livello delle province e degli enti locali vengono messi a disposizione di questo settore. Soprattutto però ne dà una capacità di programmazione,
un accordo, una programmazione triennale che sia in grado di dare certezze e non di continuare a dare soltanto ogni anno all'ultimo momento una risposta a progetti e a programmi. Certezze all'interno di regole precise, e credo che questo sia un altro fatto particolarmente importante. L'inserimento di incentivi fiscali, del credito d'imposta, che è un'altra rivoluzione importante che questo testo unificato porta avanti, la programmazione triennale, la perequazione per poter dare gli stessi diritti a tutti i cittadini di questo nostro Stato e non soltanto a chi abita a Milano e a Roma, ma anche chi in qualche modo ha avuto e ha grandi difficoltà per mancanza di strutture e per difficoltà finanziarie. L'inserimento delle attività di spettacolo dal vivo nelle ore curriculari ed extracurriculari della scuola è un fatto importante, averlo riaffermato con un articolo specifico all'interno di questa legge. E anche, è stato detto da Emilia De Biase prima, il tema del rapporto con la formazione professionale e con l'alta formazione, perché credo che sia un tema che anche il futuro di questo Paese deve riaffrontare in maniera diversa, per non lasciare la formazione professionale come la scuola di serie B o di serie C, ma che in qualche modo abbia la stessa dignità degli altri corsi di studio. E quindi credo che queste siano cose importanti, come anche iniziare, poi vedremo il governo cosa deciderà su Arcus, ma questa legge inizia a dare delle regole anche all'attività di Arcus, che fino ad oggi ha fatto cose importanti, ma ha fatto anche cose che non c'entravano nulla con le cose che Arcus doveva fare, con la legge ispiratoria di Arcus. E questa legge in qualche modo consente invece di programmare all'interno di un contesto che riguarda il vostro settore, che riguarda il settore delle attività di spettacolo dal vivo, che deve anche avere una risposta di questo genere. Quindi io credo che, terminando, che Gabriella Carlucci abbia fatto, insieme ad Emilia De Biasi, insieme a tutti le persone, i deputati che hanno lavorato nel comitato ristretto nella redazione di questo testo unico, mettendo da parte le singole posizioni espresse nei singoli testi e disegni di legge presentati, abbiano dimostrato che c'è la voglia e la capacità di affrontare questo problema. Ora dobbiamo soltanto chiedere al governo di poter dare l'ultimo passo, che è quello della definizione del via libera sulla copertura economica, in modo da poter dare una risposta e finalmente l'approvazione definitiva di questa legge quadro all'interno della scadenza di questa legislatura. Credo che sia questo l'auspicio con cui Gabriella Carlucci ha voluto oggi riunirci qui tutti quanti nel testimoniare, insieme con gli operatori dello spettacolo, questa importante e grande iniziativa legislativa. Grazie. Grazie a Luciano Ciocchetti. Io saluto anche l'onorevole Casini, che è appena arrivato in sala. Prima di passare alla sessione dove saranno valutate l'impatto economico della legge, quindi insomma sulle categorie specializzate, io darei subito la parola al nostro Giulio Scarpati, che parla un documento a nome del sindacato degli attori, e così entriamo subito. Qui. Grazie Giulio. Ma io direi non c'è più tempo. Nel senso che troppe volte questa legge sullo spettacolo dal vivo era in procinto di essere approvata e ogni volta io dicevo ai miei colleghi ce la stiamo facendo, forse si fa, e poi tornavo dicevo non ci si fa più e non ci si faceva per mesi e mesi e mesi. Quindi non c'è più tempo, sono molto d'accordo sul fatto che siamo di fronte a un bivio, sviluppo o degrado. Bisogna essere più coraggiosi anche nel richiedere i fondi per la cultura. Perché è importante ribadire il fatto che questo, appunto, contrariamente a quanto si è detto, che con la cultura non si mangia, che la situazione è veramente molto ma molto difficile. Io volevo sottolineare il fatto che si parla qui di cultura come possibilità di sviluppo e di progresso, contrariamente al fatto di pensarla come un settore spesso considerato parassitario. Nel testo si dice, soprattutto nella parte iniziale, si riconosce lo spettacolo dal vivo all'essere componente fondamentale del patrimonio culturale ed elemento di crescita socioculturale dei cittadini. Si parla di
pluralismo di offerta culturale, di interculturalità, di spettacolo dal vivo, strumento di diffusione di conoscenza, di riqualificazione turistica del territorio attraverso lo spettacolo dal vivo, ma anche di sostegno ai giovani talenti, di nuova drammaturgia, di promozione delle discipline artistiche nella scuola, che mi pare un problema fondamentale, perché legare la scuola all'attività anche dello spettacolo, della musica, del teatro, è fondamentale per creare, come dire, non solo un bisogno, ma dare risposte a un bisogno, a una necessità di cultura. Allora, però accanto a queste ci sono anche importanti anche sostegni che sono legati ai discorsi che faceva anche, prima. L'assenza di un sussidio di disoccupazione per il settore dello spettacolo, nel caso degli attori, è veramente assurdo. Come è assurdo anche, con cui si è ribadito, che 2 miliardi dell'EMPALS siano spariti, in un certo senso. E, certo, ma questo fatto di coniugare diritti e sviluppo è questa proprio la sfida che ci si aspetta in questo momento. O riusciamo a mettere insieme le due cose, diritti e sviluppo, oppure non si va da nessuna parte. Io penso che in qualche modo al ministro vorrei dire, qui nel settore dello spettacolo in generale è una polveriera, il settore è in fortissima difficoltà. Se non si danno risposte immediatamente, può succedere ovviamente di tutto, perché da troppo tempo, se Siravo diceva appunto che, citando appunto secoli scorsi, ora veramente non se ne può più, bisogna dare una risposta veramente concreta. E io credo che anche il fatto di dare comunque la possibilità di avere un osservatorio che informi anche sui finanziamenti europei, regionali, dare la possibilità, perché questa è una cosa molto importante, gli incentivi alle imprese del settore, che rientrerebbero nelle piccole e medie imprese, è una cosa molto importante, soprattutto se questi incentivi, coniugati con il pubblico e con il privato insieme, in qualche modo servono anche a rimettere in piedi dei teatri, a quindi creare un circuito ancora più forte, a una banca dati. Cioè, io penso a tutte le piccole compagnie che sono distribuite in tutto il territorio nazionale, sono tantissime, compagnie di giovani che hanno grossissime difficoltà. Pensiamo anche a tutto il fermento che c'è stato intorno ai teatri occupati. Allora io dico, tutto questo appunto vuol dire che questo settore è vivo, manca soltanto una risposta politica complessiva e organizzata. Allora io penso che anche il fatto che molti colleghi attori investano nella produzione teatrale, questo non soltanto vuol dire rimettere magari certi guadagni dentro il settore, ma significa anche dare quello che secondo me è la cosa più importante, cioè aggiungere varietà all'offerta culturale, in modo che non sia soltanto una cultura omologata, ma una cultura plurima. Allora io penso che accanto a questo però va ribadito il fatto che bisogna però contemporaneamente saper tutelare i diritti soprattutto di quelli che sono più esposti in questa situazione di crisi. Ecco perché dico, è importante che si vada avanti. È un primo passo per cominciare a trattare la cultura del nostro paese come merita. Il nostro, si è detto pure prima, no? È un paese con un'enorme quantità di patrimoni, di beni artistici, no? Siamo famosi per questo, che deve essere salvaguardato, in molti casi non lo è stato, e valorizzato. Così come è un paese ricco di un vario e vasto patrimonio di sapere, di conoscenze e di mestieri. Questa è la cosa importante. Questo patrimonio, non ultimo ovviamente quello degli attori, ma parlo di tutti i tecnici in tutti i campi, dal teatro, dalla musica, e questo patrimonio è proprio necessario che questo patrimonio venga tutelato a tutti i livelli. Per questo io dico, e deve essere considerato un bene prezioso della comunità, un bene comune. In questo senso credo che qualunque rinascita parte anche da un riscatto culturale del ruolo e della funzione dell'attore, dalla capacità di essere l'attore interprete di bisogni e sogni non solo personali ma di una collettività. Quindi soltanto riconoscendo al nostro, come ad altri mestieri artistici e tecnici, un ruolo sociale
di mediazione culturale si potranno avere quei riconoscimenti giuridici che finora non abbiamo avuti. Spero che questo sia l'inizio di una nuova stagione di interventi concreti e di collaborazione proficua tra soggetti impegnati con eguale dignità nel riscatto di questo Paese. Grazie. Grazie a Giulio Scarpati, che ha fatto un discorso politico, mi pare. Direi di passare alla sessione delle considerazioni economiche con gli specialisti. L'onorevole Giorgetti è pregato di venire qui, modererà lui. Dovrebbero anche accomodarsi qui tutti i vari specialisti del settore economico. Una legge anche fatta, il tutto può essere lastricato di buone intenzioni, però se non ci sono i finanziamenti per poterla portare avanti e se non si parla anche delle ricadute economiche di questa legge, il tutto risulta essere vano. Avvocato Assumma, prego, venga. Vado io? Sì, deve andare lei. Allora, credo di capire che siamo in grandissimo ritardo rispetto al programma, quindi dovremo dare a questa sessione un ritmo accelerato e quindi dico subito a tutti coloro che stanno a questo tavolo che le domande che io farò esigono una risposta ancor più contenuta e concentrata rispetto a quello che avevamo originariamente previsto, in modo che poi si recuperi un po', altrimenti si chiude tardissimo e credo che non sia il caso. Io sono stato chiamato a moderare questa parte che mi sembra di aver capito è la parte economica che dovrebbe spiegare come è possibile dare sostanza a quelle che sono le aspirazioni del settore che sono state così brillantemente condensate nella legge per quanto riguarda gli aspetti di merito. Legge che però ha delle difficoltà, non dobbiamo nascondercelo, in Parlamento lo scoglio è rappresentato dal problema della copertura finanziaria, io sono il Presidente della Commissione Bilancio, credo che questa proposta sia arrivata almeno 3-4 volte e tutte queste volte noi abbiamo cercato con spirito di collaborativo di cercare di superare quelli che erano gli aspetti problematici relativi alla copertura finanziaria posti dal Ministero dell'Economia. Naturalmente la sollecitazione che è stata fatta in precedenza, e cioè al Ministro competente pro tempore di andare con la alabarda a sfidare il Ministro delle Finanze pro tempore, è un refrain che io conosco benissimo da tanto tempo, quindi è evidentemente un problema conosciuto da tutti i ministri nei confronti del Ministro del Tesoro che tendenzialmente dice sempre di no. E tendenzialmente ha detto sempre di no anche in questo caso. Io non so se la copertura necessaria, l'esigenza finanziaria contenuta nell'ordine di 10 milioni di euro. So sicuramente che in un momento come questo, in cui non è la politica a dare gli ordini all'economia, ma è l'economia a dare gli ordini alla politica, è chiaro che se non si scioglie il nodo economico e non si trovano soprattutto delle risorse al di fuori del bilancio pubblico e quindi sostanzialmente attraverso lo stimolo all'investimento da parte di privati nelle diverse forme previste dalla legge, purtroppo non si riuscirà a dare sostanza a questa proposta. Per questo motivo, attorno a questo tavolo stanno diversi personaggi, diverse personalità che possono dare ciascuno il proprio contributo di esperienza e di idee rispetto a questi aspetti. E io comincerei subito, mi sono fatto un ordine così io, richiamandoli davvero a essere estremamente sintetici. Allora, via col tempo, qui hanno 3 minuti e poi toglieremo la parola. Facciamo come in Europa, al Parlamento Europeo, diversamente dal Parlamento Italiano in cui tutti parlano quanto vogliono, qui c'è qui il Presidente Casino che ce l'ha insegnato, al Parlamento Europeo scatta il cronometro, 3 minuti, al terzo minuto chiunque sia gli tolgono il microfono, quello se non ha finito peggio per lui. Allora, Ludovico Perce Chianese, ci dovrebbe parlare della gestione dei fondi per le opere prime giovanili, perché credo che abbia già affrontato questo tema e che quindi possa
dirci qualcosa, e c'è proprio un articolo della proposta che parla di questo argomento. Quindi prego, affrontiamo questo. Sì, sarò brevissimo ovviamente. Noi dobbiamo, secondo me, guardare anche a quello che succede negli altri paesi e come vengono gestiti anche molti di questi fondi in paesi che da un punto di vista culturale stanno continuando ad investire moltissimo. In particolare sui giovani, se noi consideriamo che l'innovazione è crescita, dovremmo permettere ai giovani di gestire dei fondi. I fondi che vengono inseriti in questa legge sono circa 3 milioni e mezzo di euro. Operativamente sarebbe ottimale dare la possibilità a un comitato di giovani sotto i 32 anni, come succede in Francia, di poter gestire e indirizzare i fondi a progetti di carattere innovativo. La seconda cosa che è stata un pochino annullata con la chiusura dell'ETI è la capacità di internazionalizzare il prodotto. Non esiste più un ufficio di internalizzazione, di internazionalizzazione. L'istituzione di un ufficio o di un dipartimento che riporti il nostro prodotto, ovviamente il prodotto di merito, all'estero, è fondamentale. Esiste in tutti i paesi europei e avviene in maniera accentrata e unificata. La terza cosa che reputo fondamentale proprio nel reperimento di fondi, perché noi consideriamo giustamente solamente i fondi pubblici in questo caso, ma non diamo modalità di gestione e di reperimento di fondi che in Italia vengono gestiti ad esempio dalle fondazioni. Faccio un esempio di fondazioni bancarie, come posso fare ad esempio dei grandi uffici di comunicazione o di associazioni senza scopo di lucro che fanno capo alle grandi aziende, quali Eni, Enel, eccetera. Perché non pensare a un ufficio snello, come esiste un pochino dappertutto, in quasi tutti anche gli organi centrali, in Francia, in Germania, in Spagna, di reperimento. Un minuto. Di risorse. Riperimento di risorse intendiamo ovviamente la capacità di fare fundraising, sia in termini di partecipare a fondi europei, sia di relazionarsi con i privati. Grazie. Adesso vorrei sentire l'opinione di un collega, un commercialista, Gianmarco Comiteri, sulla figura di chi, insomma, dovrebbe metterci soldi nello spettacolo dal vivo. Come può essere considerato colui che mette i soldi? Uno che è un mecenate, che insomma a fondo perso decide di fare questa elargizione, o qualcuno che fa anche un calcolo fiscale di convenienza, diciamo così? Prego. Sì, grazie. Allora, porto l'esperienza ovviamente di quello che è successo nel mondo del cinema, che spero sia ovviamente di buon auspicio per questa legge sullo spettacolo dal vivo. Nel mondo del cinema abbiamo avuto un grandissimo interesse da parte degli investitori, chiaramente soggetti esterni alla filiera cinematografica. Si sono presentati sia soggetti di natura finanziaria bancaria, sia soggetti di natura non bancaria. Ovviamente dipende un po' dal tipo di prodotto su cui si va ad investire. Ci sono prodotti più commerciali, ci sono prodotti più culturali. In entrambi i casi credo che un incentivo di natura fiscale possa aiutare un soggetto che magari può avere già un approccio di natura mecenatistica, che è quello che in qualche modo aiuta sempre ad allocare gli investimenti. Quindi credo che nell'intenzione dei redattori di questa legge ci sia la volontà di dare un aiuto di natura tributaria, fiscale, per incentivare. Nel mondo del cinema ha funzionato perché? Perché il credito d'imposta serve a coprire eventuali rischi di perdite che inevitabilmente esistono in qualunque attività economica. Nell'attività economica cinematografica, come quella spettacolistica, evidentemente potranno accadere che delle operazioni possono essere in perdita. Avere un credito d'imposta significa avere un cuscinetto che aiuta a non perdere in concreto o a perdere meno.
Quello che, su cui vorrei così segnalare un ragionamento è che sarà importante che gli investitori riescano ad associare il proprio nome a queste attività, associare il proprio marchio, il proprio brand, il proprio nome ad attività di natura culturale. Per molte realtà imprenditoriali, industriali, bancarie, finanziarie, assicurative è importante, perché significa associare un marchio ad un'attività a cui la collettività riconosce un valore. Noi abbiamo avuto dei casi di film in cui banche hanno investito somme importanti, film importantissimi, bellissimi, e non l'hanno fatto, credetemi, con lo scopo di guadagnare. L'hanno fatto sicuramente nella speranza di non perdere, ma questo fa parte di qualunque scelta razionale. L'hanno fatto perché associavano il loro marchio, il loro nome ad un progetto che aveva un senso, che magari andava in giro per il mondo, che magari veniva visto da milioni di persone e che magari verrà visto per chissà quanto tempo. Lo stesso auguro possa accadere nello spettacolo dal vivo, anche se le caratteristiche sono un po' diverse, quindi evidentemente non immagino una ripetizione identica come quella del cinema. Nel cinema, in più, poi il direttore Borrelli poi vi darà qualche numero, so per certo, nel cinema evidentemente si è cercato anche di attrarre degli investimenti stranieri, perché si voleva che il patrimonio culturale, paesaggistico italiano, oltre alle maestranze italiane, fossero utilizzate anche da film stranieri. Non sto qui a ricordare, ma insomma Roma ha appena visto girare Woody Allen, che non aveva mai girato in Italia. Evidentemente, se è venuto, con ogni probabilità è perché c'era questa norma di agevolazione e di incentivo. A Venezia hanno avuto un film che ha speso più di 20 milioni di euro soltanto a Venezia in 3 mesi, e ne potrei citare molti altri. Quindi voglio dire, l'incentivo fiscale serve in ogni caso, serve al produttore nazionale, serve all'investitore esterno, appunto, per ridurre in qualche modo il rischio, e serve, se si vuole, anche agli stranieri, per vedere nell'Italia un paese attraente su cui venire ad investire. Io credo di aver risparmiato anche qualche secondo. No, giusto. No. Allora, sentiamo Borrelli invece, che è direttore generale per il cinema, come ha funzionato e ci dà magari qualche numero in termini di impatto della misura che per il cinema già funziona. Allora, buonasera a tutti, cerco di farle risparmiare qualche secondo, diciamo, quindi dandole un giudizio sintetico, ha funzionato molto più che bene. Le agevolazioni fiscali nel settore cinematografico sono state un vero punto di svolta. Diciamo, le agevolazioni le possiamo suddividere in 4 categorie, quelle riservate agli operatori del settore. E va bene, qui è facile, insomma, ciascun per ogni euro di investimento è stato riconosciuto un credito d'imposta pari indicativamente al 15%. Quindi tutte le imprese ormai utilizzano il tax credit per coprire i costi del proprio investimento, ma un primo dato che possiamo dare, tutti ci aspettavamo dopo l'introduzione del tax credit che il costo, l'investimento medio rimanesse costante. Abbiamo svolto un'analisi statisticamente, come dire, a prova di verifica, e abbiamo visto che in realtà i film che hanno usufruito del credito d'imposta hanno aumentato il loro investimento. Cioè il credito d'imposta non ha abbassato l'investimento netto del privato, l'ha aumentato, e l'ha aumentato nella componente un po' più critica, cioè quella artistica. Quindi possiamo dire che ha aiutato a realizzare dei prodotti più strutturati, e questo si è visto anche nei risultati del box office del cinema italiano, come sapete ha avuto un ottimo risultato, siamo secondi in Europa come quota di mercato dei film nazionali rispetto al totale del box office, dopo che alla fine degli anni 90 eravamo praticamente spariti. Quindi diciamo, questo per quanto riguarda gli operatori classici, i produttori cinematografici, ma altrettanto interessanti sono i dati che abbiamo rispetto a altre 2 linee di intervento, cioè il tax credit estero, come lo chiamiamo noi, cioè quello introdotto per le finalità che diceva Committeri, per portare nuovamente le grandi produzioni internazionali ad investire in Italia, e il tax credit riservato agli operatori esterni alla filiera cinematografica. Per quanto riguarda il tax credit estero, dopo 2 anni possiamo dire che sono stati spesi sul territorio italiano, anzi dopo 1 anno e mezzo, perché poi in effetti il tempo da cui è vigente è quello, sono stati spesi sul territorio italiano 65 milioni di euro, cioè
con un costo per l'erario, se vogliamo chiamarlo così, di 16 milioni di euro, abbiamo attratto produzioni internazionali per 64 milioni di euro. Sono produzioni che nella stragrande maggioranza dei casi si sarebbero rivolte ad altri paesi, non sarebbero venuti in Italia, sono venuti in Italia esclusivamente attratte dal tax credit, anzi purtroppo l'incertezza che c'è stata sul rinnovo ci ha fatto perdere almeno altre 4 produzioni importanti, sono venute in Italia, sono andati in Bulgaria e in altri paesi, perché c'è stata quella fase, ricorderete l'occupazione del red carpet a Roma, quella fase in cui non era chiara la volontà del Parlamento di rinnovare le agevolazioni fiscali. E un'ultima questione, il tax credit riservato agli operatori esterni al settore. Ecco, dovendo fare un bilancio dopo 2 anni, possiamo dire che in pratica con questa misura nella produzione cinematografica in 2 anni abbiamo attratto le stesse risorse, sono state attratte le stesse risorse che corrispondono all'intervento diretto dello Stato. I privati con questa misura hanno apportato alla produzione cinematografica 50 milioni di euro e 50 milioni di euro è molto di più di quanto lo Stato ha dato in termini di contributi diretti negli anni di vigenza del tax credit. Quindi, ecco. Credo che questo sia importante perché è su questo che si può costruire anche una controriduzione ai rilievi che normalmente il Ministro dell'Economia fa alle proposte contenute nella legge. Allora, a Giorgio Summa invece io pongo il tema di un'imposta erariale sugli spettacoli che magari riproposta potrebbe in qualche modo rifinanziare, essere una fonte di finanziamento per gli spettacoli dal vivo. È chiaro che l'introduzione di un'imposta è sempre vista con sospetto, però il tema potrebbe essere anche questo. Questa imposta ha avuto una vita molto lunga ed è morta nel dicembre del 1999. In effetti si maggiorava il prezzo del biglietto e ciò che si ricavava veniva investito in iniziative dello spettacolo. Può essere una fonte di finanziamento che però aggrava l'onere degli spettatori. E gli spettatori sono la fonte più sicura, più certa di alimentazione di questo settore. Quindi io ritengo che politicamente non può considerarsi una imposizione da fare. Voi ricorderete che ci fu una forte rivolta da parte anche dei gestori delle sale cinematografiche quando si propose di maggiorare, credo un paio di anni fa, il prezzo d'ingresso del biglietto. Quindi escluderei che vada coltivata questa possibilità e direi che bisogna piuttosto opporsi. Ecco, finisco trattenendomi nei 3 minuti. Il titolo della prima parte del convegno suona un'attesa lunga 50 anni. Alle ore 11 antimeridiane di oggi io ho compiuto 50 anni di iscrizione all'albo degli avvocati, il che significa che da 50 anni io frequento questo settore e partecipo a commissioni, comitati, seminari, tutti tesi ad avere un testo di legge quadro. Non si è mai combinato nulla. Oggi, con un certo compiacimento, arrivati nella quarta età, io ho letto attentamente il testo e mi compiaccio perché innanzitutto è scritto bene nella forma. Le leggi hanno una loro grammatica, una loro sintassi. Questa è una legge che si interpreta, che bene, che non ha delle riserve mentali. E poi una legge che mi ha dato la sensazione di tendere alla socializzazione della normativa sullo spettacolo. Una socializzazione che è già in atto per quanto riguarda le attività degli autori. Ed è quindi bene che trovi spazio anche per le attività di impresariato e di interpretazione.
Vorrei dire che la socializzazione è un fenomeno che costa, quindi il problema qui è dove trovare le risorse. Ultima considerazione, io ho il privilegio di essere da oltre 20 anni presidente di una fondazione che si chiama Perseus, ed è una fondazione che ha come scopi istituzionali quello di formare giovani autori del teatro, del cinema e della televisione. Ebbene, in 30 anni noi abbiamo fatto ogni anno un corso annuale appoggiandoci all'Università Cattolica di Milano e non abbiamo attinto neppure una lira alle risorse pubbliche. Non abbiamo chiesto sovvenzioni allo Stato, alle regioni e ai comuni. Sapete come ci siamo alimentati? Con l'apporto di privati, i quali, avendo constatato la serietà che noi impieghiamo in questi corsi, danno annualmente delle provviste economiche che non solo ci permettono di svolgere l'insegnamento con docenti che vengono dall'America, quindi non con poco peso, ma ci consentono persino di dare agli studenti borse di studio che valgono a ripagarli delle spese di soggiorno. Questo dei privati è una fonte che va rispettata con particolari agevolazioni. Non so quali possono essere. Ci stiamo girando attorno. Ma è su questo che dovete tentare di battere. Ci stiamo tentando e la ringrazio per... Ad Angelo Zaccone Teodosi, che studia in qualità di presidente del suo istituto il rapporto tra politiche culturali ed economie mediali, chiedo, secondo la sua opinione naturalmente, qual è il deficit principale di questo rapporto in Italia e in particolare il rapporto tra spettacolo dal vivo e la televisione, che è il medium predominante chiaramente e che tende a fagocitare tutti gli altri. Io vorrei ricordare comunque i tempi ai relatori, perché sta arrivando anche il ministro, per cui vorremmo fargli sentire anche le conclusioni. Grazie. Grazie a voi. Allora, io veramente in 3 minuti ho provato a mettere 10 righe, quindi forse in 3 minuti riuscirò a dire. Allora, noi abbiamo realizzato qualche mese fa, ed è stato presentato di fronte al ministro Galan, un rapporto di ricerca intitolato Italia Media Creative Nation, e essenzialmente ha aggiornato e ha approfondito un lavoro che era stato realizzato qualche anno fa, comunque promosso da Rutelli, che era il libro bianco sulla creatività. Vorrei dire, da ricercatore e da analista appunto di politica culturale e di economia mediale, insomma, che dati forniti al sistema della politica per dimostrare la centralità socio-economica dello spettacolo, dell'arte, della cultura, ce ne sono in abbondanza. Direi che l'accademia o l'attività dei think tank, diciamo, di ricerca hanno dimostrato ampiamente questo. Quello che si nota è che c'è un'assoluta, perdurante insensibilità e quindi c'è un deficit di strategia di politica culturale. Quindi si può anche continuare a dimostrare, anche al ministro Ornaghi, al ministro che verrà, che ci sono moltiplicatori assolutamente interessanti, che l'occupazione culturale è centrale nella socioeconomia del paese, ma fino a quando manca, come dire, la volontà di una strategia, di una politica organica, questo problema si ripropone. Nell'altro minuto e mezzo rispondo in parte alla domanda dell'onorevole Giorgetti. Io ho 50 anni, a differenza dell'avvocato Assumma, sono solo 25 anni che mi interesso di politica culturale, la studio e l'analizzo. I miei 25 anni coincidono con il 1985, la nascita della tante volte citata legge madre sul FUS. Io ricordo di quella stagione e ricordo della Prima Repubblica che c'era un approccio rispetto alla politica e allo spettacolo che era più convinto e più organico. C'era la volontà di elaborare delle strategie pluriennali. Il FUS, Fondo Unico sullo Spettacolo, è nato con una vocazione pluriennale che è stata via via ridotta, accantonata, perché i governi che si sono succeduti, anche nella Seconda Repubblica, hanno governato sulla base di leggi, leggine, leggi tampone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io rivendico, e mi viene da pensare, avendo qui di fronte e avendo anche il piacere di aver collaborato con Carlucci e con Bordone sul primo libro che avviò anche il ragionamento sul tax shelter in Italia, io ricordo che Bordone ha fatto una scelta molto precisa e non fa più parte del Parlamento italiano. Eppure è stato uno di coloro che all'inizio, come dire, nella strategia organica, così come nella migliore strategia, diciamo anche del centro-sinistra, quando governò
le politiche culturali, insomma, c'era. Questa strategia è venuta meno, per cui arriva Ornaghi, attenzione nei confronti della cultura, diciamolo onestamente, zero. Che cosa fa? Procede a una impropria, improbabile liberalizzazione delle maglie e poi ci chiude Arcus. Su Arcus ci sono, come dire, vita, morte e miracoli, ci sono molti scheletri nell'armadio, ma come è stato detto questa mattina, Arcus non può essere chiusa così perché improvvisamente appunto c'è la nuova Sprecopoli. Chiudo veramente. Perché siamo anche in questa situazione? Perché la RAI, cioè il principale mezzo di comunicazione di questo paese, ha rinunciato nell'arco degli ultimi 20 anni a fare stimolazione e promozione della cultura e dello spettacolo. Perché la RAI affida soltanto, come dire, a un egregio dirigente della RAI, che io personalmente non stimo, ma senza offenderlo non lo stimo, insomma, io trovo incredibile che la RAI, che noi cittadini, chi paga il canone, dobbiamo sorbirci tutte le sere solo e esclusivamente Marzullo per quanto riguarda il cinema e il teatro, e non c'è promozione della politica, dello stimolo alla cultura. E chiudo sulla parentesi, quella stessa RAI e quello stesso, tra virgolette, governo che consente a società di concessione di stimolare la crescita del gioco d'azzardo, che come sapete è arrivato a una cifra pazzesca, 80 miliardi di euro spesi dagli italiani, gli italiani spendono 3 volte mediamente quello che spendono gli americani in gioco d'azzardo, e sarebbe semplice, basterebbe imporre, questo potrebbe farlo il governo Monti, no, che ha un appoggio bipartisan, l'1% di quel flusso di 80 miliardi, sono 800 milioni di euro, è tanto complicato, non vengono tolti, sono, come direbbe l'onorevole Giorgetti, diciamo a bilancio zero, è tanto complicato? Speriamo nella Terza Repubblica. Allora, a Paolo Boccardelli, sotto un profilo diciamo accademico, gli impatti di questa legge quadro sullo spettacolo dal vivo nelle stime ovviamente di 2-3 minuti. Tre minuti, grazie. Allora, in primo luogo, mi sembra che molte cose sono state dette, ma non, il tema a cui io avevo in qualche modo cercato di fare riferimento è creare un'analogia rispetto all'analisi dell'impatto del tax credit nel settore del cinema. Io ho avuto il piacere di essere qualche mese fa su uno stesso tavolo con Nicola Borrelli e Gianmarco Committeri presentando l'impatto del tax credit sul cinema, perché abbiamo fatto una ricerca insieme, e fortunatamente a valle di questa comunicazione poi c'è stata la stabilizzazione, quindi speriamo che sia di buon auspicio. Parto da un dato, non prendo casi di grandi paesi, prendo uno stato degli Stati Uniti, Louisiana, che dice che più o meno dal 2002 ad oggi gli incentivi nel settore dello spettacolo, esatto, nel settore dello spettacolo hanno generato più di 2 miliardi di ricavi incrementali, la creazione di migliaia di posti di lavoro, nuove opportunità di business, solo gli incentivi, quindi l'effetto incrementale degli incentivi con un tax credit che si applica sui costi di produzione, sugli stipendi, sulla costruzione e ristrutturazione delle facilities è tra il 10 e il 35%. Quindi parliamo di una misura tutto sommato non eccessivamente impegnativa per lo Stato, per non parlare di altri esempi e numeri. Giustamente ho 3 minuti e quindi devo ridurre. Per dare un'idea degli effetti moltiplicativi, immaginate un sasso lanciato su una superficie d'acqua. Ci sono impatti diretti nel settore, impatti indiretti, impatti indotti e impatti addizionali. Nel calcolo degli effetti bisogna pensare a una sorta di valanga o effetto palla di neve che in qualche modo si ingrossa, perché da un euro investito attraverso la propensione al consumo e la propensione all'acquisto di servizi, attività tecniche e quant'altro si produce ricchezza ulteriore. Per calarlo nello spettacolo del vivo abbiamo fatto, con l'aiuto di Alessandro Dolci che parlerà fra poco, che è un allievo un diplomato ormai del Master of Music della LUISS, abbiamo fatto una piccola ricerca molto veloce, perché mentre nel caso del cinema c'erano film incentivati con il tax credit e film non incentivati, quindi si poteva in qualche modo comparare l'effetto differenziale, nel caso dello spettacolo dal vivo purtroppo non c'è ancora. Allora, abbiamo fatto una piccola analisi su 3 forme di spettacolo citate nella legge, cioè la danza, il teatro e la musica. Fondamentalmente la struttura
della produzione, dei costi, è una struttura simile a quella della produzione anche cinematografica, sono alla conclusione, perché vedo qui il cronometro che mi pressa, e sostanzialmente il 60% dei costi degli investimenti sono personale diretto, circa il 30% sono servizi, circa il rimanente è il fornitore, acquisto di fornitura. Ed è sostanzialmente lo stesso impatto, la stessa tipologia di suddivisione degli investimenti tra i vari nella produzione di cinema. Se noi applichiamo il moltiplicatore utilizzato al cinema, nel cinema, che è circa 3,4 nel caso di una ricerca effettuata, altri moltiplicatori sono più conservativi, ma rimaniamo su 3,4, l'investimento pubblico oggi è 300 milioni, il moltiplicatore applicato mi dà 1 miliardo di euro di ricchezza. Questo è un dato che tutto sommato è abbastanza attendibile. Se applichiamo 10 milioni, che sono i 10 milioni di tax credit, tutto sommato, che si vuole in qualche modo far passare, quello che viene fuori è che questi 10 milioni con un moltiplicatore di 3,4 producono circa 34 milioni e mezzo di sono alla fine 34 milioni e mezzo di ricchezza. No, però questo è un dato importante, mi ascolti un secondo e chiudo. Se applichiamo una tassazione conservativa del 40% tra IVA e altre tipologie di tassazioni, abbiamo che questi 34,5 milioni si traducono in 13 milioni da un punto di vista della fiscalità attiva. Quindi i 10, tutto sommato, dovrebbero in qualche modo rientrare. Grazie, ho finito. Può mandare questo documento in forma scritta anche alla Commissione Bilancio, alla Camera? Con piacere. Questo è un argomento che ci interessa moltissimo. Ad Alessandro Dolci, che fa il compositore, chiedo come si può comporre la musica con questi dati che abbiamo sentito. Infatti, buonasera a tutti, la mia presenza in questa occasione è piuttosto insolita, perché io sono un artista, sono un musicista, scrivo musica, suono il pianoforte, ma fortunatamente frequentare il Master of Music in questa prestigiosa istituzione mi ha permesso di aprire gli orizzonti e di capire quanto sia importante, quanto sia in realtà imprenditoriale anche fare arte, fare cultura oggigiorno. Io vorrei ringraziare l'onorevole Carlucci per la sua grande disponibilità ad ascoltare la voce dei giovani, perché ritengo che sia una qualità straordinaria. E vorrei ringraziare il direttore del Master of Music, il dottor Cotroneo, il coordinatore scientifico Luca Pirolo, che hanno poi dato vita a questa bellissima iniziativa. Io entro velocemente nella questione di fondo che vorrei affrontare, che è le possibilità, gli scenari visti da parte di un giovane artista, delle sinergie tra cultura e sviluppo. Io ritengo che la concezione di cultura come parte debole dell'economia sia ormai non più sostenibile. Penso sia questo l'assunto base da cui dovremmo partire. Noi, se guardiamo i grandi artisti del passato, vediamo che erano non soltanto dei grandi uomini di cultura, ma anche dei grandi imprenditori. Pensiamo cose che sono anche nel nostro DNA, la grande cupola del Brunelleschi, ciò che è successo con la stampa ad opera di Aldo Manuzio, il ruolo fondamentale dell'opera italiana nel Risorgimento. Pensiamo a come queste grandi imprese abbiano cambiato in modo profondo il mondo che ci circonda. Io penso che la cultura sia un asset fondamentale del nostro sistema socio-economico, e quindi a questo riguardo sono convinto che si debba promuovere una integrazione forte, profonda, tra forze economiche, forze politiche e forze culturali nel perseguimento di obiettivi comuni e nell'affrontare insieme le sfide della modernità, che esse si chiamino mercati, che queste sfide siano la promozione della libertà, che queste sfide siano i valori, che queste sfide... È importante la cooperazione, e questo secondo me che bisogna promuovere. E questa integrazione dovrebbe avvenire ad un altissimo livello, con una grande profondità di comunanza di linguaggi e di intenti, non una partnership superficiale dove l'arte è una sorta di fiore all'occhiello e dove i capitali sono una sorta di salvagente, ma in realtà una sinergia dove si lavora insieme per raggiungere precisi obiettivi di comunicazione, precisi obiettivi di sviluppo sociale.
Io sono convinto che gli incentivi presenti in questa legge favoriscano il passaggio da un sistema, da un modello gestionale che vede la cultura come una spesa ad un modello gestionale che vede la cultura come una risorsa. E questo, secondo me, è l'aspetto fondamentale. I numeri che abbiamo visto, e qua ringrazio il dottor Boccardelli, secondo me dimostrano con i fatti che questo salto di qualità è possibile, a patto che si cominci veramente anche in Italia a considerare gli apporti economici alla cultura come un investimento. Bravissimo. Con tutto quanto questa parola implica di responsabilità etiche, di responsabilità economiche e di responsabilità sociali. Hai perfettamente tradotto in termini economici il concetto, non un costo ma un investimento. A questo proposito chiedo a Carlo Stocchetti del gruppo Intesa San Paolo l'esperienza concreta del loro gruppo, che so essere molto vicino al mondo del cinema, come potrebbe essere vicino al mondo dello spettacolo del vivo. Grazie. Bene, velocissime perché devo risparmiare anch'io il tempo, ma siamo esperti in questo campo. Un banchiere. Allora, per quanto riguarda il discorso di gruppo Intesa San Paolo, noi abbiamo un progetto che è partito con un progetto Fiducia, che era un progetto di comunicazione dove abbiamo dato soldi per produrre dei corti di qualità che abbiamo impostato con degli registi di grande fama, ma anche con giovani talenti. E questo era un progetto che continua tutti gli anni, e abbiamo aggiunto questo anche una capacità di intervenire con dell'equity, perché una delle sorti più interessanti è stata quella dei tax credit. Noi per primi l'abbiamo studiata. Con il film di Sorrentino abbiamo dato 2,5 milioni del tax credit, che è il 25% del vostro budget di intervento, e io penso che con questo abbiamo creato un moltiplicatore, perché è entrato Intesa San Paolo, ci siamo accorti che in maniera emulativa e competitiva tutte le altre banche ci hanno seguito a finanziare un po' tutto questo mondo. È stata un'esperienza molto interessante. Nel 2010 siamo partiti con il film di Sorrentino, nel 2011 abbiamo esaurito tutti i nostri fondi, nel 2012 stiamo scegliendo le nuove interpretazioni, ma quello che è più importante, voglio portare la mia testimonianza come banca, come vediamo il settore, per cercare di trovare delle simmetrie con quello che è il campo dello spettacolo del vivo. Le difficoltà che abbiamo trovato all'inizio, perché noi se andiamo soltanto indietro qualche anno, la propensione delle banche a seguire il mondo del cinema era bassissima. Noi per ribaltare il concetto abbiamo istituito una struttura di professionisti, gente che conosceva bene il settore, capace di leggere i progetti, capace di capire le dinamiche del ciclo economico delle vari investimenti, e abbiamo cominciato a fare una fortissima selezione. In questi ultimi mesi abbiamo finanziato per 200 milioni opere televisive e cinematografiche. Naturalmente ne abbiamo scartate diverse, e a questo lo porto l'aspetto più che altro di selezione, perché nel mondo al quale ci vogliamo rivolgere, che è il vostro, oggi noi crediamo fortissimamente nelle agevolazioni fiscali, perché questo noi non solo lo facciamo come Intesa San Paolo, ma abbiamo una capacità di scouting, di invogliare i nostri clienti, i nostri imprenditori a capire qual è lo strumento di visibilità intervenendo in queste operazioni. Secondo il profilo invece finanziario, che è più delicato, una raccomandazione che vi faccio. Noi oggi ci troviamo, se vogliamo equiparare il mondo che sta nascendo con degli imprenditori, quindi un'imprenditorialità del mondo anche dello spettacolo del vivo, le PMI italiane oggi hanno più di 750 di formule agevolative locali, territoriali, nazionali, internazionali, più altre 750 agevolazioni a grappolo che vengono anche dall'Europa, di una difficoltà e di una complicatezza che scoraggiano moltissimo l'utilizzo. Noi siamo i peggiori fruitori di investimenti da parte di finanziamenti europei, perché già la lingua ci mette in difficoltà. Noi abbiamo creato una struttura dedicata a Bruxelles per agevolare i nostri imprenditori, ma è complicatissimo. Io richiamo a questo punto una semplificazione, piuttosto di avere migliaia di piccoli rivoli, è meglio averne uno tosto, forte, che possa dare coraggio e solidità a chi deve valutare i progetti. Vorrei allargare a questo punto anche il Fondo Centrale di Garanzia, la legge 662, che funziona benissimo e che sta dando un salvagente formidabile alle piccole imprese, di poterlo estendere anche a questa categoria, perché è uno strumento semplice, agevole, dà soldi veri
e mette in condizione le banche di avere un fondamento di credibilità. Molte volte c'è opacità, pochi strumenti di leggibilità. Startup e avere un fondo nazionale di garanzia che vada in sostegno, come per il sistema bancario in generale, e per noi questo sarebbe estremamente interessante. Noi siamo intervenuti anche su dei film, su dei giovani registi, perché credevamo che questi, secondo le nostre idee, fossero dei talenti. Grazie. Dopo il cattivo, cioè la banca, sentiamo un'altra testimonianza buona, non lo so, visto il prezzo della benzina, responsabile iniziative culturali del gruppo ENI, Lucia Nardi, prego. Bene. Io vi rubo anche meno di 3 minuti, in realtà non voglio entrare nello specifico della legge, non sono un tecnico. Ho letto con piacere alcune cose che mi sono piaciute, che piacciono a ENI, e che è intanto l'investimento sui giovani. Sicuramente chi ci segue sa che noi abbiamo fatto una scelta di comunicazione affidando tutta la nostra comunicazione a ragazzi sotto i 30 anni. Hanno lavorato per noi fino ad oggi 200 ragazzi di tutto il mondo. E mi leggo qui al tema dello spettacolo dal vivo, cioè qui Sergio Escobar. Abbiamo fatto con loro un accordo per cui noi siamo gli sponsor, brutta parola, insomma, diciamo, siamo partner della loro scuola. Allora, il tema qual è? Perché investiamo? Perché dovremmo investire in cultura? Non ve lo dico nemmeno, questa platea sicuramente sa perché un'azienda investe in cultura, ma perché in particolare nel teatro? E naturalmente sto parlando di una tessera specifica più complessa di quella analizzata dalla legge. Investiamo nel teatro perché appunto in questo caso ci dà la possibilità di lavorare con i giovani, raccontare che cos'è ENI e quindi sviluppare la conoscenza di un elemento centrale della nostra comunicazione, che è appunto quello dei giovani, e diventa in qualche modo un elemento strumentale. In più ci leghiamo a un'istituzione così importante, così conosciuta, lo facciamo in altri campi, lo facciamo nell'arte attraverso il Louvre per esempio, ma nell'ambito teatrale sicuramente il piccolo teatro è una realtà importante. Insomma, perché investiamo in questo settore? Investiamo in questo settore perché è una parte importante della cultura di questo paese. È stato citato più volte l'incipit di questa legge, che mi piace molto, e che è quella che la Repubblica riconosce queste attività come parte del patrimonio nazionale ed europeo. E anche questo è molto importante per noi. Noi siamo presenti in 80 paesi, non soltanto in Europa. Per noi utilizzare il teatro per raccontare che cos'è l'Italia all'estero, di nuovo l'abbiamo fatto col piccolo teatro. Istanbul, città della cultura 2010, il piccolo teatro insieme a noi ha portato Tony Servillo. Ecco, allora l'elemento è questo. Perché lo facciamo? Perché dovremmo investire? Ben venga una legge che dà spazio ai giovani, ben venga una legge che dà delle agevolazioni fiscali e ben venga, per ultimo, un'altra cosa che è stata citata questo pomeriggio, il fatto che si renda stabile questo settore. Per noi è importante non fare delle piccole cose a spot, è importante creare delle partnership di lungo periodo, e la garanzia del lungo periodo a noi consente un investimento che abbia senso e che abbia coerenza per le cose che fa ENI. Grazie. Grazie. Chiudiamo qui questa seconda sessione, credo che abbiamo recuperato un po' di tempo. 30 secondi. In Commissione Bilancio noi stiamo facendo un'indagine conoscitiva lunghissima sulla crescita, sullo sviluppo, tutte le cose che sentite a Bruxelles, Europa, eccetera, eccetera, che non c'entra niente con lo spettacolo. Abbiamo audito anche Fedele Confallonieri, presidente amministratore delegato di Mediaset. A un certo punto la domanda dice: ma lo sviluppo dell'industria della cultura dello spettacolo, perché non facciamo come hanno fatto in Francia qualche anno fa? Io mi ricordo che fecero una legge sciovinista, protezionista, nazionalista alla francese per la tutela della cultura dello spettacolo francese. Credo che se si studiasse il risultato economico e di sviluppo di tutto il mondo dello spettacolo in quel paese, potremmo avere anche degli utili suggerimenti per la nostra attività. Grazie e buona continuazione dei nostri lavori. Grazie a tutti. Adesso c'è un piccolo avvicendamento sul tavolo, ci avviamo alle conclusioni, pregherei le due relatrici di risalire sul palco. Sì, come no, prego. Nel frattempo diamo la parola all'avvocato Assumma per una comunicazione di servizio. Allora, i miei allievi, che vedo numerosi in aula, sappiano che domani mattina la lezione si tiene regolarmente, quindi alle 9 tutti in aula. Perché se no sarà qua.
Non abbiamo finito. Adesso c'è la terza sessione, che è per ovviamente il mondo dello spettacolo e le testimonianze. Un attimo soltanto per l'avvicendamento. Cominciamo con Sergio Esco. Sì, 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 no, no, aspetta. Facciamo due minuti, perché... insomma, ho capito, ma è il bel ministro. Ma così, un attimo. Se no l'avrei dovuto annunciare un'ora. Appunto. Lei, è lei la prima. Mi sembra giusto che sia così. Io non vuole essere un intervento, però saluto il Ministro con molta speranza che questa legge dello spettacolo dal vivo sia veramente l'opportunità. E soprattutto pensare che i giovani hanno bisogno. E io mi sono prodigata appunto nella difesa e nel sostegno della danza, naturalmente io parlo settore, ma naturalmente comprende, è un'arte, è cultura, l'uomo ha bisogno di questo, è molto amata la danza, i teatri sono sempre esauriti, vuol dire che il pubblico vuole, ma siamo arrivati al punto che sul cartellone ci deve essere comunque, deve apparire il titolo della danza, però chi troviamo? Solo compagnie straniere. Guardi, io ne guardo bene perché sono stata nel mondo ospite in tutte le più belle e più importanti compagnie del mondo. Questo è bello, però bisognerebbe avere lo scambio. E allora noi, io mi sto battendo da anni, non è una cosa recente, perché io e non vorrei essere anche monotona, però la compagnia nazionale è importante proprio perché ci sia lo scambio. L'Italia che va all'estero, l'estero che viene in Italia. I giovani devono essere sostenuti, c'è molto precariato. Le compagnie, non dimentichiamo che le compagnie di tutti i teatri italiani, compagnie di danza, erano in tutte le compagnie, praticamente dei più importanti teatri italiani, e lentamente sono state smantellate. Si è impoverita. È una frustrazione, ma come aiutiamo oggi che crescono anche le compagnie, le scuole di danza? Cosa facciamo? Che futuro hanno questi giovani? Bisogna pensare agli insegnanti, al vertice, ai competenti, la qualità, lo stile, la trasparenza, l'onestà. E viene a mancare questo. E devo dire che in questo momento sono molto polemica. In quanto io ho lavorato in questa città portando una compagnia del Teatro dell'Opera a una posizione in un campo internazionale. Cosa è stato poi? Perché hanno interrotto questa cosa? Perché? Cosa sono queste manovre? La trasparenza, l'onestà è la cosa fondamentale e anche, voglio dire, riconoscere di quello che uno ha fatto, che ha fatto con un vero lavoro bello, importante, con una grande stima e affetto del pubblico, della gente che mi incontra, che mi dà un sostegno vero. Però in questo momento io sono un po' come veramente molto delusa di vedere un comportamento non giusto, e noi dobbiamo arrivare invece a ripulire certe situazioni, perché così non si può andare avanti. Grazie. Comunque speriamo, abbiamo questa bella parola che è la speranza. Grazie, e adesso passerei subito a Sergio Escobar, parliamo di qualità, del Teatro d'Eccellenza, il Piccolo di Milano.
Ma non ho nessuna intenzione di annoiarvi col piccolo teatro, perché ho sentito parlare talmente tanto prima del piccolo teatro che non sono diventato rosso, ma un po' orgoglioso sì. No, beh, per il piccolo, del piccolo sapete tutto. Voglio solo rapidamente fare terra bruciata, sbattere via molte cose, anche quello che è stato ritrovato oggi sul Corriere. Ricordando che quando ci siamo battuti contro Italia al FUS, l'abbiamo fatto non in nome dei diritti acquisiti, ma abbiamo parlato di dignità, di responsabilità e di rigore, che sono le condizioni essenziali, Ministro, lei lo sa, perché si legittimi l'investimento pubblico. Quindi questo tanto per far piazza pulita di tutti quelli che dicono che è assistenzialismo, che ci sono gli sprechi. Se ci sono, chi spreca deve essere cacciato, non può essere punita l'istituzione. Perché l'istituzione appartiene al paese, appartiene alla storia, appartiene a chi ci lavora e non chi la tratta male. Ma vengo alle cose più recenti. Sentivo ricordare prima, intanto faccio parte della compagnia di giro, veterano della compagnia di giro, con due giovani onorevoli, con Gabriele e con Emilia, quindi non sto a entrare, fino a ieri abbiamo litigato su alcuni aspetti, non entro su questo, ma una cosa è successa, e da quando questa legge ha incominciato a muoversi, forza la volontà, una cosa che abbiamo sotto gli occhi ma che non possiamo dimenticare, è stato il 2009, è stata la crisi del mondo, che nessuno più pensa che il ritorno della cultura possa essere esclusivamente calcolato, con tutto il rispetto, sul ritorno immediato. È come se si pensasse di calcolare il valore della Divina Commedia in base al numero di copie della Divina Commedia vendute. Questo francamente è antieconomico. Questo però non significa che possiamo fare quello che ne vogliamo. E adesso qui compio un atto, il Ministro mi conosce già un po' come birichino, perché a Milano ci siamo incontrati più volte. E voglio dire, dove è nata quell'idea della Costituente? È nata prima che ci fosse anche il manifesto del Sole 24 Ore. Era nata quando si parlava dei tagli, perché si chiedeva rigore. E chi si espresse? Non voglio fare forzature politiche. Chi si espresse a favore del rapporto fra cultura e sviluppo? In una compagnia di giro che ci portò anche delle confidenze pubbliche contro l'ultimo Fede Culture e Corrado Passera, e adesso è Ministro dello Sviluppo. Io ho l'anno partecipato un po', mi sono permesso di scrivere al Ministro Monti in apertura di quell'appello, lo metta all'ordine del giorno del governo, ma questo non per mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma perché ho visto per tanti anni ministri, e ce ne sono stati anche di ministri che sono dati da fare, abbandonati. Non sto dicendo che ha bisogno del mio aiuto, ma perché deve diventare tema centrale? Perché deve diventare tema centrale una politica alta che produce provvedimenti concreti? Roberto Grossi ricordava prima degli aspetti. Il nostro mondo è trattato con dei vincoli da parastato degenerato. In realtà noi nel solco della responsabilità non possiamo avere quei vincoli. Adesso o mai più, lo dico perché se lo si dice sempre, tale sarò buono l'anno prossimo, adesso o mai più, perché la sfida che c'è adesso è che se ne sia occupato il Sole 24 Ore, so che sono in un'università legata al Sole 24 Ore, e che se ne sia occupato il Sole 24 Ore significa, secondo me, profondamente dà senso a una frase che lì è stata scritta ma è stata detta anche in altri luoghi. Fred si batte con l'economia reale. L'economia reale le fanno le persone. Le persone diventano cittadini nei teatri, nella cultura. Se no restano gente che Marco Vitale ha definito, usandone il senso etimologico, idioti. Cioè persone che guardano solo al proprio interesse. Quindi adesso mai più, perché quella lettera ha tre firme. Questa è la prima volta che io la vedo. Cioè sua, del Ministro dell'Economia, dello Sviluppo e del Ministro dell'Istruzione. È la prima volta. E io in anni ho detto, crederò che qualcosa può cambiare in questo Paese se vedrò non il Ministro della Cultura che si batte da solo, ma diventa un problema di sviluppo del Paese. Allora, niente cultura, niente sviluppo, riecheggia questo.
Allora, io mi hanno detto che devo dire che deve trovare i 10 milioni che fosse... Esatto. Io non lo so, lo dirà lei se li ha trovati. Io so solo che non possiamo più, non possiamo, io sono scorretto, sono birichino, lo sa, e non possiamo più assolutamente fare altri convegni, consumiamo alla fine. Io ho firmato un contratto con Atene, scusate se dico io, prima di sapere se Atene avrebbe avuto o meno il default. Perché secondo me c'è una cultura, c'è un investimento, c'è una prospettiva che deve anche non fregarsi del rigore economico, ma deve essere alternativa alla non uscita. Se no, tanto per venire ai giovani, arriveremo a dei giovani consumatori disoccupati. Chiudo dicendo che io sono molto d'accordo in tutti gli interventi che ci sono a favore, ma non si può pensare che ci sia un futuro per i giovani se si distrugge tutto l'aspetto produttivo. I giovani hanno un futuro e mi sbatteranno via dal piccolo teatro, col piacere di tanti, se ci sarà, non solo piccolo teatro, una struttura produttiva vera, uno Stato che ci crede. Emilia, il Sole 24 Ore scrisse, non sono diventato un po' lontane anche da quelle, ma ha scritto che non è pensabile l'intervento dei privati se non c'è un intervento dello Stato rigoroso. È un passaggio storico. Se non usiamo questo, non ce la facciamo più. Grazie. Grazie. Io vi chiederei, siccome siete tanti a voler parlare, di rimanere nei tempi. Allora, concesso al piccolo, adesso concediamo, ha parlato anche cose altamente condivise. Noi vogliamo sentire cosa ci dice il ministro. Allora, Fernando, il ministro... è qui disponibilissimo ad ascoltare tutti, però non approfittiamo, insomma, cerchiamo che porti e mediti soprattutto su quello che gli viene detto questa sera e poi attui. Fernando Balestra, Istituto Nazionale Dramma Antico. Fernando, a te. Perché? Siracusa. Grazie. No, per piacere che si celebri il piccolo, anche se ci citano gli anni dal 47 in poi, diciamo, magari arriviamo agli anni 80, 90. E 100 ne passano parecchi. Secondo me bisogna essere onesti, la cultura è costata tanto anche in modo enormemente sbagliato. Quando i gestionali dei teatri sono sovraccarichi, qualcosa non ha funzionato. Quando i teatri delle grandi città sono diventate sacche di municipalizzate, trattati come tali, le cose non hanno funzionato. Quando si sono allontanati i tecnici, gli attori dai teatri per far posto ai promoter, si sono fatti i pasticci, è successo. Questo sicuramente lo paghiamo. Non credo ai talenti, lo dico con grande sincerità, non credo che le scuole debbano allevare talenti, credo alle scuole che allevino le persone che possano competere in pari dignità per raggiungere un risultato. Le scuole sono importanti, ma giustamente, come mi diceva la dottoressa Nardi, si finanzia Milano, non Siracusa, noi abbiamo un doppio passo e l'Italia non finisce a Napoli e tantomeno al San Carlo. L'Italia finisce, citando anche il ministro Buttiglione, finisce oltre il Mediterraneo, il mio modo di ragionare. Siamo l'Istituto Nazionale del Dramma Antico da 6 anni in attivo. Occupiamo 400 persone per 5 mesi all'anno in una terra che ha una disoccupazione del 42%. Alleviamo classi di tecnici, adesso anche con un'accademia di attori. Perché è l'unico modo per farlo il teatro, farlo con le persone che in qualche modo sono competenti. E la battaglia è difficile. Abbiamo permesso che si diventasse attori con l'iscrizione all'ufficio collocamento. Non mi pare che si sia ribellato uno dell'ANCI o uno della regione. Abbiamo permesso cose inenarrabili. Non si è scesi in piazza per difendere la cassa dei lavoratori dello spettacolo. Poi basta col termine artista, veramente è imbarazzante. Sono lavoratori e se non si aggiunge dello spettacolo è ancora meglio. Il lavoratore ha bisogno di mangiare e come tale va protetto, molto banale. E a pari dignità con tutti gli altri lavoratori. La cultura poi non è divertimento, questa è un'altra, voglio dire, la cultura siamo noi. Ha ragione Battista, non si parla più italiano. Ha ragione perché ci sono potenti della TV, cito Bruno Vespa, non ho imbarazzi visto che la sua trasversalità è cosmica, che sulle pagine di Panorama ha detto che la lingua greca
va tolta dall'insegnamento dei licei classici. L'Italia è l'unico paese che ha liceo classico, greco significa libertà, educazione alla civiltà, dignità della persona, che è quello che noi cerchiamo di fare con Eschilo, Sofocle, Euripide o Aristofane a Siracusa. Per cui diciamo l'aggressione è forte contro la cultura. Pensate che stanno scomparendo gli insegnanti di greco nei licei, che purtroppo qualche idiota ha consigliato il computer in inglese. Sono contenitori, non contenuto, poi vanno riempiti. Ecco, il problema è questo, la cultura è, diceva, identità nazionale, ma ce la siamo messa sotto i piedi alla grande. Allora, visto che i tecnici si comportano così bene, abbiate fiducia nella cultura. Grazie. Grazie Ferdinando. Fiorenzo Grassi, presidente nazionale dei teatri privati. Buonasera, sono anche il direttore del Teatro dell'Elfo di Milano, la sua città. Buon lavoro. Un bel teatro nuovo, costruito anche con i danari dello Stato. Quindi diamo atto, diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo atto allo Stato delle buone cose che ha fatto anche in passato. Io conosco il cammino della legge perché anch'io ho molto lavorato con le nostre ragazze in tutto il lungo percorso anche di conoscenza che hanno voluto fare in confronto del loro lavoro. Apprezzo la loro fatica e le ringrazio per ciò che hanno fatto e spero che prima o poi una legge possa intervenire per dare, come è stato detto forse da Emilio o anche da Gabriella, dignità al nostro mestiere, alla nostra professione, molto articolata. Credo però di dover fare qualche osservazione non nell'impianto complessivo ma in alcuni suoi passaggi. La defiscalizzazione merita un'attenzione molto particolare, non solo perché spunge denaro ulteriore allo Stato, ma perché declinata così come è stata declinata per il cinema, non può essere applicata al resto dello spettacolo dal vivo, non può essere applicata al teatro, per esempio. Riparliamone, vediamo quali possono essere i meccanismi che dobbiamo introdurre. Approfitterei di questa possibilità per modificare alcune cose. Il tempo, la legge è un po' invecchiata, perché ne stiamo parlando da quasi 5 anni. Ultimamente, faccio in fretta, ultimamente le cose nel nostro paese sono molto cambiate, sono cambiate con una rapidità ma anche con una radicalità, per cui il tema del rapporto con le regioni secondo me può essere affidato alla conferenza unificata cum granus salis, ma non deve essere e diventare un meccanismo farraginoso. Trovo che la declinazione dei singoli settori debba essere rivista, ormai non rispondono più quelle categorie lì così indicate alla realtà odierna. Molte imprese si sono attrezzate per offrire, molte imprese private, per offrire ampiamente funzione pubblica, per erogare funzione pubblica. Il mio teatro è diventato dal 20 ottobre impresa sociale, proprio per rispondere pienamente, sobbarcandosi carichi di impegno anche diciamo sociale e politico, quindi bisogna tenere conto di questo. Credo che si debba operare in modo che per esempio la legge preveda nuovi strumenti in un rapporto, come è stato detto anche da voi prima, di contratto insieme agli enti del territorio, di accordi di programma, dovremmo sostituire le formule attuali di ingegneria assegnatistica dei contributi con delle convenzioni, con dei contratti, almeno con i soggetti che hanno una vita datata da molti anni, che hanno una struttura solida, che erogano funzione pubblica anche se privata, con delle convenzioni. Moltissimi enti locali l'hanno adottate, partendo per esempio dall'esperienza di Milano. Parliamo continuamente di bene comune. Io sono anche un po' infastidito ormai di sentir parlare di bene comune gratuitamente. È importante. Ma di bene comune ha parlato Paolo Grassi nel 1947. Quindi, voglio dire, ci stiamo trascinando 70 anni di bene comune che non ha mai avuto questo tipo di
riconoscimento. Una cosa, oggi avevamo un parterre de roi del Parlamento. Una cosa la possono fare, se vogliono rispondere veramente alla caratteristica dell'investimento e non della spesa passiva improduttiva per quanto riguarda il Fondo Unico dello Spettacolo. Lo trasferiscono dalla tabella C alla tabella A, è molto semplice, è una battaglia che stiamo facendo da anni. E concludo dicendo, questa legge, le riforme siano fatte non toccando, vi esorto, vi prego di pensarlo, neanche un euro del FUS, se no, per quanto mi riguarda, ne parliamo in un'altra vita. Grazie. La nostra battaglia è proprio questa, non toccare le poche risorse e cercare di avere, tramite l'impegno del Ministro, delle risorse aggiuntive. Andiamo avanti, io vi chiedo veramente cortesemente di non approfittiamo della presenza del Ministro perché dovrà anche darci delle risposte e delle conclusioni. Allora diamogli il tempo per farlo. Gisella Belgeri, Presidente Federazione CEMAT, i centri musicali attrezzati. Lo spettacolo è fatto di tante arti, tante discipline, quindi cerchiamo di ascoltarle tutte. Ringrazio moltissimo, sono l'unica musicista a essere qua e anche organizzatori di musica che spesso sono musicisti, ma non per questo sono meno imprenditori, posso assicurarvelo, e da molti anni. Sono anche presidente appunto dell'associazione italiana IAM della musica, le associazioni musicali, e ne raggruppiamo oltre 70, quindi che sono suddivise in tutta Italia. Io oggi però parlo come Federazione CEMAT, che è la federazione che si occupa da molti anni della promozione della musica contemporanea in Italia. Come immaginate, come si immagina, signor Ministro, un argomento molto ostico, cioè molto difficile, ma assolutamente doveroso. Io nasco come musicista. Ho fatto molti anni musica contemporanea in tempi eroici e a un certo punto della vita mi sono detta che era assolutamente necessario che qualcuno si occupasse della musica, di dove andrà, perché non ci si può accontentare di fermarsi sempre ai pur benemeriti nomi, diciamo, Mozart, Verdi, eccetera, eccetera. Questo è stato un percorso molto difficile perché negli ultimi 5 anni abbiamo tutto delle mortificazioni terrificanti, e non solo in termini di soldi e di risorse, ma in termini proprio di considerazione. E questo qui è molto dura, perché per chi fa con passione questo lavoro, con talento, è difficile accettare di non essere. E quindi ci siamo detti che occorreva aspettare dei momenti migliori. Ecco, signor Ministro, per noi il momento migliore è questo. Ci aiuti a uscire da questo impasse, perché non aiuta né me né loro, aiuta il nostro paese che ha bisogno di creatività, ha bisogno di tantissima creatività, perché serve ai giovani, e dai con questi giovani, ma sta così la questione, fin dalle scuole anche da piccoli, perché da lì si deve cominciare. Io sono anche inserita nel Comitato Nazionale per l'Approccio della Musica, presieduto da Luigi Berlinguer, e si cerca in tutti i modi di fare un lavoro per dare questa musica, ma è tutto minimale, con degli escamotage, come se ci si dovesse sempre scusare del fatto che si vuole dare musica. Ora, la musica oggi è un elemento indispensabile per la vita, perché dà benessere, perché chi fa musica esprime una sua propria creatività e esce da quel vuoto come gusci di noce che noi vediamo troppo spesso nei nostri adolescenti. Aiutiamoli a crescere, non dico solo con la musica, c'è la pittura, c'è la letteratura, c'è il teatro, però la musica è uno strumento essenziale. Cerchiamo in questa legge, carissima Gabriella, carissima Emilia e tutti i colleghi con voi lavorano, cerchiamo con questa legge di dare uno spazio preciso, con delle risorse precise, con i tempi che occorrono, con le competenze che occorrono, perché bisogna che ci siano le persone giuste ai posti giusti, perché purtroppo troppe volte abbiamo assistito a delle situazioni che sono andate male soltanto perché non c'erano le persone giuste che potevano risolvere i problemi. Ecco, io mi auguro moltissimo che questa legge prosegua velocemente il suo cammino con questo tipo di, diciamo, di patto, e
siamo tutti a disposizione. Grazie. Francesca Bernabini, presidente Federdanza Agis. E il signor ministro, buongiorno, e Gabriella e Emilia, ringrazio di avermi dato la parola. Io sono tra le persone che hanno seguito l'iter di questa legge in tutti quanti questi anni. E, due piccole note, si parla tanto di giovani, a me interessa anche capire che qual è il secondo passo. Cioè dopo che un giovane ha vinto un premio, due premi alla coreografia, tre premi alla coreografia, comincia ad essere invitato in piattaforme internazionali, che cosa succede? Va a finire che si deve costituire la sua compagnia e entrare, per quanto riguarda la danza, l'80% delle compagnie finanziate non superano gli 80.000 euro per vivere e fare 30 spettacoli in un anno, non potendo pagare neanche i propri danzatori? Qual è il secondo passo? Benissimo, attenzione giovani, benissimo dare attenzione ai giovani, ma attenzione, diamo modo di accompagnarli nel loro cammino fino a diventare grandi e famosi, non ce lo dimentichiamo. E non ci dimentichiamo, il ministro Ornaghi, ormai è la terza volta che me lo sente dire, è un'urgenza il problema disoccupazione. È veramente per noi una grande urgenza, sono ragazzi soprattutto, ma non solo, lavoratori dello spettacolo, che devono avere gli stessi diritti degli altri lavoratori, cioè non è che è un devono per ottenere la disoccupazione, vuol dire che hanno lavorato, vuol dire che le imprese hanno versato contributi, perché devono essere trattate in modo diverso, l'ha detto giustamente Emilia, per un decreto Reggio del 39 o un regolamento del 29, insomma veramente è assolutamente ridicolo. Un'unica precisazione riguarda il mio settore, che è il settore della danza. Io ho seguito appunto la legge e mi dispiace vedere stralciato, e questo vi chiedo ai relatori della legge perché, il provvedimento che equipara il regime fiscale per le scuole di danza alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. È un problema che probabilmente voi non conoscete, riguarda però una cosa come 20.000 scuole di danza, 50.000 insegnanti di danza che oggi sono costretti per vivere e reggere la concorrenza a trasformarsi in società e associazioni sportive dilettantistiche e promuovere lo sport della danza sportiva italiana. Permettetemi, la danza non è uno sport, è un'arte. E non, il fine ultimo non sono le Olimpiadi. Diamo dignità, perché questa legge dà dignità. Io voglio dignità e chiedo dignità per le tante scuole italiane che hanno una funzione sociale, educativa fortissima proprio, e sono la base. Come possiamo portare questi giovani a teatro, fare quelle opere? Cioè, è inutile andare nelle scuole, lì abbiamo le scuole di danza, sono bambini che vogliono studiare danza, sono quelli che proprio dicono fateci andare a teatro, e che cosa gli facciamo? Li facciamo andare nei palazzetti dello sport a fare le gare? Questo oltretutto rischia di inficiare un altro provvedimento fondamentale che è questa legge, che è quello che regolamenta l'insegnamento della danza in Italia. Perché si rischia a questo punto che a dare i patentini, perché io li chiamo così, per l'insegnamento della danza sia il CONI. Abbiate pazienza, la danza classica e la danza contemporanea non è il CONI. Vi prego, vi prego. Gabriella, spiegami perché. Ci abbiamo lavorato anni. Perché noi abbiamo dovuto concentrare. A costo zero. È a costo zero. In un altro momento, perché risponderemo in No, erano solo interventi, anche perché ci sono aerei che partono, persone che sono rimaste qui dalle 16 ed è giusto. Luigi Corbani, dove si trova? Eccolo. Allora, Comitato Nazionale Italiano Musica, anche da lì arriva il microfono, nel frattempo si prepara, ma proprio sul filo di lana, Massimo Monaci. Solo due osservazioni brevissime per il Ministro. Dal 2001 al 2011 sono diminuiti di 5.000 i concerti in Italia. 5.000 opportunità di lavoro in meno per i giovani musicisti, perché questo è un paese che nella formazione investe moltissimo, ma alla fine ha meno orchestre della Finlandia, non parliamo dell'Olanda o di altri paesi, e in sostanza in questo paese si producono 5.000 ragazzi disoccupati all'anno.
ogni legge e ogni intervento, per quanto ben fatto come questo, deve porsi il problema: quale risorse mettere a disposizione per affrontare questo problema? Perché questa è la questione. Noi abbiamo un settore che è stato governato da due leggi importantissime. Una, la legge 800 del 1967, l'altra, come altri settori dello spettacolo dal vivo, la 163 del 1985. Queste leggi, ogni volta che ci si è posto mano, sono state stravolte e hanno portato a risultati pessimi. Basti pensare alla legge che ha trasformato gli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche. Quando sento parlare, per esempio, di intervento dei privati, ricordo che la legge nasceva, la legge Dini-Veltroni, per chi non se la ricorda, ma qui se la ricordano tutti, la legge Dini-Veltroni aveva un principio, quello che i privati subentravano allo Stato, lo Stato diminuiva le risorse e i privati risolvevano il problema. E si erano introdotto anche in quella legge delle forme di agevolazione fiscale per i privati che mantenevano gli impegni per 3 anni. I risultati di quella legge sono sotto gli occhi di tutti. Non c'è un ente lirico che stia in piedi. Però è quelli, i 14 enti lirici prendono metà del FUS attuale. Ci sono associazioni, un altro problema e finisco, quando si parla di intervento pubblico, un problema che non si affronta mai è la produttività della spesa pubblica. Allora io rappresento un insieme di associazioni che da questo punto di vista vivono con 50-60 mila euro di contributo da parte dello Stato. Regioni, province e comuni in questi anni hanno tagliato tutti i finanziamenti. Questi enti hanno una produttività di quelle risorse pubbliche ben maggiore degli enti lirici. Nello stesso tempo creavano opportunità di lavoro che i giovani non hanno da nessun'altra parte, perché non vengono assunti da nessun'altra parte. Ora, il problema fondamentale è che se si chiude tutto questo settore dello spettacolo dal vivo, quanto ci perde solo di IVA lo Stato italiano? Una volta, e ho finito, essendo responsabile una volta delle regioni che hanno promosso il referendum per l'abolizione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, facemmo una semplice constatazione. Quello che lo Stato incassava da IVA, imposta a spettacolo di quel tempo, e i diritti demaniali che esistevano fino al 2001, venivano, il trasferimento da parte dello Stato era inferiore a queste risorse. Io vorrei che si facesse un riferimento oggi a quanto tutto il settore che versa alla SIAE, tutte quante gli oneri legati alle imposte, capisse quanto lo Stato perde ogni volta che chiude un'istituzione musicale o teatrale o non si crea opportunità di lavoro per i giovani. Grazie. Monaci, velocissimo. Ho scritto grande alcuni appunti. Quindi, Teatro Eliseo. Sì, sono il Teatro Eliseo, ma parlo anche a nome di un'associazione che vuole rappresentare. Associazione Teatro e Spettacolo. Sì, esatto, che vuole rappresentare il mondo del privato nel mondo dello spettacolo. Al massimo 2 minuti. Ah, bene, grazie. Conosciamo bene, per cui me lo posso permettere. Vai. Sì, ci provo. Cerco di usare alcune chiavi veloci per punti per vedere se riesco ad aprire dei chiavistelli di un sistema che, lo voglio sottolineare ancora una volta, è veramente muffoso, vecchio, parla una lingua scomparsa, fotografa una realtà che è veramente di un altro tempo. La prima questione che io voglio sottolineare è il rapporto privato-pubblico. Il rapporto privato-pubblico è il nodo centrale della discussione che secondo me noi dobbiamo affrontare e occorre fare una discussione serissima sulle funzioni delle varie realtà che operano nel settore culturale. Qual è la mission dei privati, qual è la mission degli enti pubblici? Va capito, perché troppe volte le situazioni si intrecciano in maniera ambigua e
inconsistente. La seconda questione è già stata trattata, e si tratta di cultura, attività produttive, istruzione, turismo, arte, design. La cultura non può essere considerata una monade, ma deve essere vista come parte di un sistema più ampio, in cui il rapporto tra cultura e le altre attività produttive viene favorito anche attraverso le relazioni con gli altri mondi che operano nel settore della cultura. Terzo, una parola che sembra un tabù, ma è il merito, la meritocrazia. Soprattutto quando si parla di risorse scarse, occorre che queste risorse siano distribuite meglio. E quando, come da anni nel nostro settore, ci sono i finanziamenti a pioggia, è bene che ci siano anche delle istituzioni che si prendano la responsabilità di fare delle scelte vere, reali, profonde, e che possano decidere sulla base di parametri chiari e trasparenti, che siano architettati sulla base della quantità e della qualità. Chi merita di ricevere un contributo lo deve avere, chi non lo merita no. E questo eviterebbe di disperdere le forze economiche in mille riveri. C'è la questione dell'innovazione e della tecnologia, con il quale il mondo dello spettacolo dal vivo deve assolutamente cominciare a fare i conti, e deve essere incoraggiato a confrontarsi con una realtà che cambia velocemente, che vede nel web e nella tecnologia il futuro. E occorre alzare quindi il livello della discussione e portarlo a una discussione che coinvolga il mondo in generale dei contenuti culturali, della produzione creativa, e mette in relazione tutte le sfaccettature dello spettacolo e della cultura. La quinta è la questione politica e cultura. La politica deve fare un passo indietro. La politica deve inquadrare e portare avanti una prospettiva di sviluppo culturale, ma non deve fare il direttore artistico delle realtà. Deve dare regole e sostenere la crescita del paese, e non scegliere le nomine dei vari direttori, dei vari enti culturali, che vanno scelti sulla base di progetti trasparenti e approvati dalla collettività e dal pubblico. La politica deve indirizzare e dare una visione del futuro delle attività culturali, e non infilarsi nei gangli del presunto potere per esercitare una clientela che ormai è insopportabile. L'establishment culturale e politico che ha in mano i fili per cambiare lo status quo a parole dimostra da decenni Massimo, di voler... due minuti sei raddoppiato. Lo so, ma fammi finire. Ho quasi finito. Finisco. Nella realtà, di fatti, in questi anni non ce ne sono stati, ci troviamo ancora a discutere. Ma per questo siamo qui, no? Voglio dire, sta ascoltando, perché in questi anni i fatti non ci sono stati. Abbiamo capito perfettamente, ti pregherei, veramente. Vabbè. Ti ringrazio, perché sennò ci sono tante persone che avrebbero voluto parlare. Oh, ok, io sono qui dalle 3:30, se hanno parlato tutti. Comunque. Chiudi. Sei un cafone. Ma lo sai che sei un cafone? Sei un bel maleducato, ma sì. Ma insomma. Il tempo l'abbiamo dato a tutti. Il tempo lo abbiamo dato a tutti, eh. Comunque. Vabbè. Chiudo velocemente. Massimo, hai altro da... No, chiudo velocemente. Ci auguriamo solo che questa meritoria iniziativa sia il primo percorso per cominciare a cambiare un sistema incancrenito, che veramente ormai non si sopporta più e che ha bisogno di essere assolutamente rinnovato in ogni sua forma, partendo dalla qualità e partendo dalla necessità di un sistema di regole che finalmente muova le economie in maniera migliore e possa essere finalmente considerato non un costo ma un investimento reale, come è già stato detto. Avrei altre cose da dire, ma non me le faccio. Io ho una moglie che balla e una figlia che recita. Vabbè. Per fortuna, in caso conflitto di interessi, arrivo. Ho anche un medico in famiglia. È un medico, mio figlio, e ci siamo divisi i compiti. Lui penserà alla sorella e io penserò alla mamma. Però non tutti hanno un medico in famiglia, e allora la politica, le istituzioni, lo Stato devono dare le risposte ai lavoratori dello spettacolo e anche agli artisti, ai musicisti, a coloro che fanno teatro e anche a chi lavora nelle strade. E allora io davvero oggi, mentre ringrazio per l'invito e per l'opportunità che mi è stata data per ascoltare cose estremamente interessanti, domando e domando ancora una volta, se c'è questo consenso bipartisan, apartisan, multipartisan, eccetera, perché non si dà e non si porta
lo so, mi faccio la domanda e mi do anche la risposta. In commissione, in sede deliberante, questa proposta di legge, che non risolverà tutti i problemi, ma potrebbe davvero andare incontro a molte esigenze. La questione dei soldi. Signor Ministro, quando lei non c'era, il suo predecessore, l'onorevole Rocchio Buttiglione, ha suggerito di prendere un'alabarda, coltello fra i denti e andare alla carica del Ministro dell'Economia. Io credo che basti molto meno. Basta una telefonata all'amico Casini, che ora non vedo più, e ricordargli, visto che fra poco si siederà a cena insieme a Alfano e a Bersani con il ministro Monti, perché è Monti il ministro dell'economia, che 10 milioni di euro sono spiccioli e a lui che dirà ma non ci sono, eccetera, eccetera, si potrà ricordare le paccate di miliardi che in questi giorni sono arrivati dalla BCE alle banche italiane, che non le hanno date alle piccole imprese o a chi investe e produce anche cultura in questo paese, ma hanno speculato comprando i titoli di Stato. E si potrebbe anche aggiungere che basta, anziché la speculazione, fare qualcosina, 10 milioni, lotta all'evasione, facilissimo, ridurre magari l'acquisto degli F-35 e qualche missione militare all'estero, o forse avere più coraggio per quanto riguarda i costi della politica. E comunque, a parte il sottoscritto che si asterrà per il conflitto di interesse, il gruppo dell'Italia dei Valori da oggi è pronto a votare la deliberante in commissione per approvare finalmente questa legge. Negli interventi mi è sfuggito Franco Ricordi, cioè in sala? Al volo. Franco Ricordi, ecco, scusa, da che parte stavi? Breve ma fondamentale. Io spero davvero che questa legge vada in porto, c'è da sperarlo con tutto il cuore. E ci appare infatti troppo evidente che senza questa legge il settore di riferimento, io parlo soprattutto del teatro, sarà destinato a una lunga, ancorché sofferta, alienazione da sé. Lo dimostra chiaramente il blocco storico-generazionale del nostro teatro, che presenta ormai uno strozzamento delle possibilità di vera affermazione, che oggi supera ragionevolmente l'età dei 60-65 anni, laddove per le generazioni di mezzo e per i giovani è quasi impossibile imporsi senza un riferimento sostanziale al cinema e o alla televisione. Così ci risulta fondamentale il punto 6 del primo articolo della proposta. Lo spettacolo dal vivo è considerato soltanto alla presenza diretta di pubblico e nel luogo stesso dell'esibizione. Il qui e ora è fondamentale per comprendere l'essenza di questa legge. Ecco, poi il teatro può andare anche in televisione, tutto quello che vuole, ma non è certo quella la sua finalità. E invece, come specificato dalla legge, anche in riferimento alle regioni, province e comuni, quella di un contatto diretto con le persone dal vivo e con l'arte dal vivo, e va da sé che questo principio rappresenti la prima e più importante peculiarità anche politica dell'arte dal vivo, ben al di sopra di tutte le ideologie che senza dubbio l'hanno aggredita nel corso del secolo XX. E se dunque la legge per sua quintessenza dovrà essere uguale per tutti, non avremo troppe remore a definire il teatro come una disciplina né di destra, né di sinistra, né di centro, laddove sarebbe puerile non riconoscere come la sinistra storica abbia senz'altro investito di più, ma anche esercitato una evidente e corrispettiva egemonia sul teatro e non soltanto in Italia. E dunque, io penso che se vogliamo andare sul concreto, politicamente parlando, propongo di pensare al Giulio Cesare di Shakespeare. Oggi sono le Idi di marzo, oltretutto. Ecco, se si dovessero considerare da un lato Bruto e Cassio come antesignani, come qualcuno ha detto, della sinistra, e dall'altra Ottavio e Antonio, simboli della destra, vediamo chiaramente come il grande autore, si chiama Shakespeare, si guardi bene dal parteggiare per gli uni o per gli altri. E questa è la più importante lezione del teatro politico, che risiede ancora lì, in uno spirito che evidentemente si trovava su un'onda più lunga, ed è quella che dobbiamo seguire nel poter vivere questa legge, la cui autentica applicazione potrà scaturire soltanto da larghe e grandi intese di cui abbiamo bisogno in quest'epoca di assoluta, assoluta emergenza culturale. Non dimentichiamolo, grazie.
Grazie, adesso le conclusioni del Ministro Ornaghi. Una piccola precisazione, qui abbiamo un comunicato congiunto del Sindacato Lavoratori Comunicazione della CGIL, Federazione Informazione, Spettacolo e Telecomunicazioni della CISL, Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione della UIL. Sono osservazioni in merito al nuovo testo della legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Io questo lo consegno direttamente al Ministro che ne farà debito conto. Ministro, a lei le conclusioni e grazie per la sua pazienza. Posso parlare? No, è stato dato un microfono, scusate. Un minuto e mezzo. Angelo Rinna, sono attore, lavoro con i bambini in difficoltà, con handicap mentali. Volevo soltanto dire due cosine. Un altro partito che vengono dalla Puglia e che sanno molto bene in Puglia quante istituzioni ci sono. Abbiamo parlato con tutti. La legge è il frutto di un lavoro condiviso di anni, parlando con tutti. Leggetela con attenzione e poi fateci sapere i vostri Sarà, ministro, ma io l'ho saputo ministro. Adesso. Grazie, attendiamo anche le sue conclusioni. Grazie, saluto. Temo che al mia breve esposizione conclusiva della giornata, sicuramente per voi tutti significativa, è stato affidato un potere un po' sedativo, ma che sia a questo punto opportuno anche questo. Il mio vivo rallegramento per chi ha organizzato questo pomeriggio, che consente di tornare su problemi antichi e non sciolti, su problemi nuovi, di usare parole vecchie, di cercare parole nuove, magari anche di innervosirci un attimo, ma è il pluralismo delle opinioni. Al pluralismo delle opinioni certamente va, si può, si deve da parte mia obiettare una domanda molto semplice, che è: riteniamo opportuno che ci debba essere una pur imperfetta legge, imperfetta com'è nella natura delle cose umane, o riteniamo più opportuno un vuoto legislativo? Rispondendo a questa domanda si risponde a una grande quantità di questioni. Allora credo, davvero ringraziando, ma sinceramente, di molte delle riflessioni che ho avuto modo di sentire in questa quasi ora, che proprio perché la gran parte dei presenti vive nella cultura e di cultura ed è attore protagonista di cultura, credo non presente ci sia o un Pangloss o un Candide di Jean-Jacques Rousseau che davvero pensi che tutti i problemi siano all'improvviso risolvibili. Io credo che realisticamente si debba dire quali sono i problemi più importanti da risolvere. Credo che ciò a cui si è con grande passione lavorato per la legge quadro sullo spettacolo dal vivo consenta o di risolvere alcuni problemi ultradecennali o di impostarne felicemente la soluzione. Allora consentitemi, anche se l'avrete già fatto, di ripercorrere soltanto alcuni dei punti, a mio giudizio, fondamentali di questa legge prima della rapida conclusione, ma almeno una premessa consentitemela. Credo che sia stato dato un titolo efficace, felice, tanto più efficace e tanto più felice quanto nella coscienza di ognuno di noi, esce dai luoghi comuni o dagli stereotipi che inevitabilmente ognuno di noi, a partire da me stesso, si porta dietro. Dire che la cultura è sviluppo e la cultura è progresso non è un modo di dire, anche se ovviamente è ripetuto. Credo che quello su cui occorre lavorare, la consapevolezza sempre più diffusa, e grazie al cielo diffusa non soltanto fra le élite più o meno nobili di questo paese, ma anche nella coscienza popolare, che non si oltrepassa questa crisi, non se ne oltrepassano le radici economiche più nefaste o le conseguenze negative evidenti senza cultura. Però la cultura è, se non vogliamo cadere in uno degli errori più frequenti della storia recente, di recente ultradecennale, questo paese, che nemmeno qui, nemmeno a proposito di questa legge, si deve ragionare solo per parti frazionali, perché inevitabilmente le parti frazionali tendono a diventare parti corporative. Quindi c'è, capisco che l'espressione bene comune può essere un po' frusta, un po' logora, ma c'è almeno un interesse più generale rispetto al tornaconto personale. Detto questo, mi pare che l'entusiasmo con cui si è lavorato, anche nelle commissioni parlamentari, a questa legge quadro, e davvero il consenso che questa legge, con diverse
opinioni ancora o con ipotesi di miglioramento, gode in tutto, come dire, le aule, sia della Camera dei Deputati sia del Senato, volutamente evitato il terribile termine di trasversale, credo che debba farci riflettere perché forse è un unico caso in cui c'è un consenso così diffuso. Di questo bisogna prendere atto perché è il punto di partenza. E chiudo questa premessa che è possibile che non siamo nel momento migliore per risolvere tutti i problemi, certamente siamo al punto di non ritorno, cioè se alcuni dei problemi che abbiamo da tempo sul tavolo non vengono risolti adesso, non troveranno, temo, risoluzione per anni. Allora mi pare che questa legge abbia davvero alcuni aspetti rilevanti, li ha, li sintetizzo soltanto rispondendo anche ad alcune delle vostre riflessioni. E ha per quel che concerne il ruolo dello Stato e il rapporto delle regioni. Io credo che nessuno possa pensare che lo Stato oggi, non solo lo Stato italiano, ma nemmeno gli Stati che assumiamo come modello, possano reggere, cioè possano garantire uno sviluppo, come si usa dire, sostenibile in nessun settore. Non può farlo nel campo della sanità, non può farlo nel campo dell'istruzione, non può farlo, a maggior ragione, nel campo della cultura. Non si deve, a mio giudizio, ideologizzare il rapporto pubblico-privato, anche perché la stessa nozione di pubblico è una vecchia nozione. Ci sono enti, associazioni private, è stata sottolineata giustamente la trasformazione in impresa sociale, che svolgono funzioni pubbliche. Le funzioni pubbliche non sono soltanto quelle svolte dallo Stato. Lo Stato in questo caso deve certamente garantire, e per quel che mi riguarda cercherò di fare, conoscendo l'imperfetta natura umana a partire dalla mia, criteri esemplari, criteri trasparenti, criteri il più lontani possibili da un clientelismo di cui, ahimè, non molti in Italia sono totalmente indenni. Beh, alcuni degli aspetti anche degenerativi che sono stati sottolineati. È verissimo che i criteri possono essere accusati di essere poco trasparenti, probabilmente lo sono stati anche in tempi passati, lo saranno anche magari dopo, lo saranno sotto la mia pur temporanea gestione. È anche vero che laddove i criteri possono essere per qualche realtà penalizzante, non pochi dei presenti ricorrono anche a misure diverse per essere aiutati dallo Stato, e in genere, se la realtà è una realtà valida, lo Stato, per quel che mi risulta e per quel che ho già fatto io, non si chiama indietro. So anche in questo caso mi pare che soprattutto l'articolo 12 della legge, il fondo perequativo, tenda a dare risposta a una delle maggiori criticità che anche qui vanno, secondo a mio avviso, considerate con buon realismo. Realismo non è ciò che porta al conservatorismo, il realismo è ciò che consente di guardare il futuro e di entrare nel futuro senza troppe incertezze. L'istituzione, l'espressa previsione di un dispositivo come appunto il fondo perequativo, credo che potrà incidere sugli squilibri del vasto settore, squilibri che, attenzione, non sono o sono anche sempre meno territoriali, pur avendo raccolto l'osservazione dalla Sicilia. Non si limita a una contrapposizione fra nord e sud, ma sono appunto distribuiti, per dir così, a macchia di leopardo su tutto il territorio. Altro aspetto davvero rilevante, mi fa piacere che sia stato colto, sono le agevolazioni sui finanziamenti previste dall'articolo 11, in un ambito molto delicato che concerne i rapporti fra gli istituti creditori e operatori dello spettacolo, così da dare agli operatori una forma diversa di garanzia. È anche importante l'istituzione di un fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti. Questa è, se ne ha avuto riprova questa sera, vexata questio non solo nel vostro rilevantissimo e significativo settore, ma è vexata questio per l'intero paese, no? Appunto, da sempre due scuole di pensiero, i talenti hanno cresciuti, i talenti si affermano anche spontaneamente. Ecco, qui raccolgo l'osservazione, continuo a credere, pensando al mio antico e spero ancora poi successivo mestiere, che si
sia compito poi di noi far crescere qualche talento. Siamo bravi se lo individuiamo, e così come siamo molto bravi se nella vita abbiamo almeno un'idea originale, siamo di grande successo se individuiamo almeno un talento. Ecco, questo è, credo sia davvero importante. Non vorrei fare della retorica, quindi concludo molto brevemente con due osservazioni. Chi è intervenuto su un tema che sa essere anche alla mia attenzione, quello di possibili forme di garanzia per i lavoratori, sa anche che, diversamente da anni passati, la difficoltà che tutti registriamo anche sui giornali in questi giorni, la questione è stata posta e io stesso ho suggerito di porla in maniera più documentata e più dettagliata al Ministero competente. Vi è una persona che si è anche dichiarata disponibile, quindi occorre, accanto alla giusta doglianza, fare qualche azione. Non è detto che porta il risultato sperato, ma sicuramente contribuisce a far chiarezza sul problema. Dopodiché, pur avendo qui tre amiche, posso dire così, che talvolta mi tormentano sul tema e mi chiedevano certezze, non posso portare certezze se non almeno una, cioè che a fronte di quella che è sempre stata la grande difficoltà sulla parte conclusiva o sul rush finale della legge, quindi la cosiddetta copertura economica, conoscendo tutte le difficoltà attuali di copertura, ma la certezza è che dalla prossima settimana, e sono anche autorizzato da una comunicazione ufficiale, un, come si usa dire, tavolo tecnico, in realtà qualcuno che davvero si mette a lavorare da parte del Ministero dell'Economia e del MIBAC, affronterà quei problemi che non sono facilmente risolvibili. Credo che l'intesa da me raggiunta col Vice Ministro Grilli consenta di accelerare i tempi in cui gli ultimi problemi per il Ministero che deve coprire economicamente emergeranno, e da parte di tutti noi si farà il possibile per chiudere in tempi rapidi. La certezza è il mio impegno per chiudere in tempi rapidi, come sempre. Cioè, sono le cose, soprattutto quando sono cose politiche, non è affatto garantito.